16 maggio 2018, nell'Aula Magna dell'ITC Salvemini, si è svolta la premiazione del concorso nazionale Mein Traumberuf, il lavoro dei miei sogni, indetto dal Goethe Institute di Milano, in collaborazione con il Center for European Trainees e il Servizio Tedesco per lo Scambio Accademico. Il concorso, che si è svolto nell'ambito di un progetto didattico seguito dalle classi 4 F e 5 F del Salvemini tra ottobre 2017 e febbraio 2018, mirava a far conoscere il sistema formativo tedesco e le opportunità e criticità del mercato del lavoro in un mondo globalizzato. Dopo alcuni incontri con esperti del Goethe Institute, gli studenti delle due classi hanno affrontato una riflessione su cosa significhi il lavoro dei miei sogni e su come prepararsi, cosa evitare, ad un colloquio di lavoro. Il frutto di queste riflessioni si è tradotto nella produzione di alcuni video. I due video della classe 4 F hanno ricevuto il primo premio ex aequo, con la seguente motivazione: perché combinano al meglio i temi lavoro dei miei sogni e colloquio di lavoro in modo divertente e accattivante. Als Gabriel ein Kind war, hatte einen Traum. Wollte Clown vom Horfei Circus werden. Von der Heinen Zirkus, wo er übernachten konnte. Jetzt muss ich Ihre Fähigkeiten überprüfen. Können Sie eine kleine Show improvisieren? Ja, sicher, sehr gern. Der von allen als Verlierer angesehen würde. Matt, ich brauche deine Hilfe. Ich muss der neue Superheld werden. Du musst dich sehr gut auf dieses Vorstellungsgespräch vorbereiten. Ja. Entschuldigung. Ja, ich weiß, wie es funktioniert. Und was motiviert Sie? Ich weiß. In effetti, i due video vincitori che sono stati proiettati durante la cerimonia erano caratterizzati da un'innegabile creatività e un'ironia che evidentemente sono state apprezzate dalla giuria esterna, che, lo ricordiamo, era composto da rappresentanti di importanti realtà produttive tedesche, come la Camera di Commercio e la Deutsche Messe di Hannover, la più grande società fieristica della Repubblica Federale Tedesca. Nel corso della cerimonia, dopo un saluto del dirigente scolastico professor Carlo Braga e del dottor Soverini dell'Ufficio Scolastico Regionale, gli studenti hanno voluto raccontare la loro esperienza creativa, con interventi in tedesco seguiti da una traduzione consecutiva in italiano. Das haben wir gemacht, weil wir es für richtig halten, diese Lebensphase mit Leidenschaft anzugehen. L'abbiamo fatto perché pensiamo che sia giusto avvicinarsi a questa fase della vita con passione e soprattutto essendo se stessi senza troppe maschere. Iris Ellen Rieder e Adrian Leverken, i due funzionari del Goethe Institute venuti appositamente da Milano, hanno consegnato i premi agli 8 studenti vincitori e alcuni riconoscimenti simbolici a tutti i partecipanti. La premiazione si è conclusa con un buffet gentilmente offerto dal Goethe Institute.